Professoressa, dunque è una brutta storia di discriminazione, secondo il racconto suo e secondo il racconto di suo padre. Che cosa è accaduto in questo istituto? Allora, in questo istituto è accaduto che lui diede due cattedre di esercitazioni agrarie e dopo aver accognatato l'altra in quanto era in maternità obbligatoria, mi diede la cattedra, però prima ancora di darmi la cattedra mi pose delle domande. In quanto disse, ah, ma lei ha dei problemi? Io no, assolutamente no. E lui subito, no, ma poi sa, lei deve gestire degli alunni, delle classi, con le esercitazioni agraria, noi abbiamo l'azienda agraria con i tre settori. Quindi, essendo avuto fin da subito un comportamento alquanto denigratorio nei miei confronti. Tant'è vero che nemmeno mi si è annesso la visita del medico competente. Professoressa, lei, bisogna ricordarlo, ha superato tutti gli esami di idoneità all'insegnamento. Sì, assolutamente sì. Infatti l'anno scorso, da marzo a luglio, sono stata a Bari presso l'Università Aldo Moro, in quanto essendo idonea per il TFA secondo ciclo nella classe di concorso EXA 074 che ora A52, ho fatto il TFA con relativa abilitazione all'insegnamento di produzione animali con 96. Queste persone subiscono delle discriminazioni che noi abbiamo vissuto da una vita, cioè perché mia figlia, da quando ha iniziato l'asilo infantile, l'insegnante dell'asilo infantile le voleva mettere insegnanti di sostegno, invece io ero stato a Roma, alla Sapienza, dove mi avevano detto non sia mai mettete in sostegno a vostra figlia, la avvertite, perché è una persona perfettamente normale. E così è successo alle scuole elementari. Ho dovuto fare una battaglia per non mettere gli insegnanti in sostegno. Quindi ci troviamo di fronte a un caso di persone perfettamente normali che presentano le problematiche che vengono discriminate.